penso che noi dobbiamo essere puntigliosi nel rivendicare l'idea che il cambiamento significa una radicale riforma del sistema fiscale, che possa per la prima volta ricordarci che è in Costituzione previsto che il prelievo fiscale debba avere un carattere di progressività. Ma scusate, dai 60.000 euro in su di reddito annuo c'è una tassazione al 43%. Quello che ha fatto François Hollande in Francia, proporre la tassazione al 75% a partire da 1 milione di euro in su, si può proporre in Italia o rischiamo qualcosa? Perché è coerente. L'unica alternativa. Perché sa amministrare bene. È l'unica persona che si sta in qualche maniera rendendo conto della situazione e sta proponendo qualcosa di concreto. Perché ha una storia diversa da tutti gli altri. Ma accanto alle produzioni di agroalimentare, dove io ho provato a dire vi finanzio se portate la cultura in campagna. In campagna non c'è bisogno della vanga, c'è bisogno del computer. Ho bisogno degli esperti, per esempio, di legno, di qualità del legno, per sapere come si fanno le botti migliori per ciascun tipo di vino. Ho bisogno di esperti di qualità dei terreni. Noi dobbiamo sapere che l'Italia è un paese economicamente in crisi, anche perché è un paese culturalmente arretrato, regredito. Questo è il punto vero. L'esperienza mia è abbastanza sintomatica. Col cinema, con la musica, con il teatro, con lo spettacolo, noi non abbiamo fatto eventi, abbiamo costruito apparati produttivi, abbiamo costruito distretti industriali che danno posti di lavoro. Io mi spoglio dal mio ruolo di candidato. Non sopporto più l'idea di avere mezzi diritti, di non avere il diritto di definire quale sarà il mio fine vita, se dovessi mai precipitare nella medesima condizione di Eluana Englaro e se considerassi l'imprigionamento in una macchina artificiale che mi fa non vivere, ma che mi fa respirare e che mi nutre. E per me questa è la negazione della cosa più bella della vita, che è la relazione con gli altri, che è lo scambio, che è l'abbraccio, che è lo sguardo. Io voglio il diritto, non lo voglio imporre agli altri, ma voglio il diritto di scrivere prima in un testamento biologico che gradisco che stacchino la spina per rispetto nei miei confronti.